Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense. Ferrara e tutta la costa ferrarese, ma anche Ravennate, colpite in maniera pesante dal maltempo degli ultimi giorni, soprattutto nella giornata di martedì, mareggiate e venti intensi. Le maggiori criticità, come ho detto, sui litorali ferraresi e Ravennate, un maltempo che ha prodotto forti venti di burrasca. E anche un innalzamento straordinario del livello del mare. Il mareografo ARPAE di Porto Garibaldi ha registrato un valore di 1,45 m, il valore più alto mai raggiunto da quando ci sono le misurazioni, cioè dagli ultimi 30 anni. Vediamo. Vento forte, temporali, piogge intense e innalzamento straordinario del livello del mare. L'ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta l'Emilia-Romagna ha colpito in particolare i litorali ferrarese e ravennate. Per la costa ferrarese, nello specifico, è stata emessa l'allerta rossa di protezione civile sino alla mezzanotte di ieri, trasformata in arancione nelle prime ore di questa mattina su tutta la costa. Stiamo provvedendo dove possibile con interventi di massima urgenza, commentano il presidente Stefano Bonaccini e la vicepresidente con delega alla protezione civile Irene Priolo. Purtroppo siamo di fronte ad un'alta marea come quella che ha colpito la costa ferrarese, mai raggiunto da quando esiste il sistema di misurazione associata ad onde particolarmente elevate. Come abbiamo sempre fatto in questi casi, continuano Bonaccini e Priolo, la regione è e sarà al fianco delle persone e delle comunità colpite. I servizi tecnici dell'Emilia-Romagna stanno svolgendo un'attività di ricognizione lungo tutto il litorale di Ferrara e Ravenna. Dai sopralluoghi effettuati nelle ultime ore era emersa la necessità di intervenire con urgenza su alcuni tratti, anche per ripristinare la duna di protezione invernale. Attivati anche tutti i volontari per posizionare i sacchi di sabbia e per utilizzare le motopompe così da rimuoverne l'acqua. Convocato già ieri pomeriggio, ma anche questa mattina, il centro coordinamento dei soccorsi, convocato dalla prefettura di Ferrara, ne hanno preso parte, oltre alla prefettura, la vicepresidente Priolo, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, i sindaci dei territori coinvolti, il presidente della provincia, i vigili del fuoco e le altre autorità interessate, il consorzio di bonifica pianura di Ferrara, oltre al coordinamento dei volontari. Il centro operativo regionale in Viale Silvani è aperto comunque 24 ore su 24 ed è in collegamento continuo col Dipartimento nazionale. L'intensificazione della perturbazione in corso sull'Adriatico nelle ultime ore ha prodotto venti forti di burrasca e un innalzamento straordinario del livello del mare. Il mareografo ARPAE di Porto Garibaldi ha registrato alle 9:30 di ieri mattina un valore di 1,47 m, il più alto mai raggiunto negli ultimi 30 anni. Anche il mareografo Ispra di Porto Corsini ha registrato un valore di poco inferiore, 1,38 m, una situazione che ha prodotto così rilevanti ingressioni marine sulla costa, causando danni in molte località, a partire dagli argini invernali realizzati sulle spiagge e posti a difesa delle infrastrutture. Ci sono stati allagamenti di stabilimenti balneari, danni alle strutture ricettive ed erosione con asportazione di materiale sabbioso. E gli allagamenti sulla costa ferrarese e ravennate hanno anche innescato diverse dichiarazioni anche politiche, come quella di Europa Verde in regione, per voce della capogruppo Silvia Zamboni. Il mare che invade Porto Garibaldi e allaga gli abitati di Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano nel Ravennate, poi Gorino nel Ferrarese, a Rimini, Parco 24, 25 aprile, conferma che l'ipotesi di nuove trivellazioni nel mare Adriatico di fronte alla costa ferrarese romagnola non è compatibile con il gravissimo fenomeno già in atto della subsidenza, sottolinea Europa Verde. Lo avevamo dichiarato nei giorni scorsi all'annuncio del governo Meloni di voler riavviare le trivellazioni e ora c'è la drammatica conferma. Solo le energie rinnovabili, continua Europa Verde, possono risolvere il problema energetico in maniera ambientalmente sostenibile.
E parliamo di sostenibilità perché a Ferrara le imprese sono sempre più sostenibili, la green economy si deve poco meno del 10% del valore aggiunto del PIL provinciale, oltre il 13% delle assunzioni previste dalle imprese ferraresi per i prossimi mesi riguarderà proprio figure professionali legate alla sostenibilità. Cresce nella provincia estense la quota di imprese eco-investitrici. Nel 2021, fa sapere la Camera di Commercio, sulla base del 13° rapporto di Fondazione Symbola e Union Camere sulla Green Economy italiana, il 24,5% del totale delle imprese ferraresi delle industrie e dei servizi ha investito, o lo faranno quest'anno, in tecnologie sostenibili per ridurre l'impatto ambientale, risparmiare energia e contenere le emissioni di CO2. Una propensione che abbraccia tutti i settori dell'economia locale, da quelli più tradizionali a quelli high-tech, dall'agroalimentare all'edilizia, dalla manifattura alla chimica, dall'energia ai rifiuti e che sale al 39% del manifatturiero. L'orientamento green si conferma dunque un fattore strategico per la provincia estense. Alla green economy si deve poco meno del 10% del valore aggiunto del PIL provinciale ed oltre il 13% delle assunzioni previste dalle imprese ferraresi per i prossimi mesi riguarderà figure professionali legate alla sostenibilità, ossia occupati che applicano competenze verdi. Le aziende green, continua la Camera di Commercio, hanno inoltre un dinamismo sui mercati esteri nettamente superiore al resto del sistema produttivo ferrarese, esportano nel 35% dei casi a fronte del 26% di quelle che non investono nel verde. Nella manifattura il 43% contro il 23%. E sono più presenti nei mercati extraeuropei. Ancora, le imprese green innovano di più delle altre. Il 23% ha sviluppato nuovi prodotti o servizi contro il 9% delle non investitrici. Spinto da export e innovazione, il fatturato è aumentato tra il 2020 e il 2021 del 49% delle imprese che investono green contro il 39% delle altre. La Camera di Commercio di Ferrara ribadisce di essere a fianco delle imprese per assicurare il più ampio sostegno economico ed è anche impegnata, insieme alle associazioni di categoria, a formulare proposte concrete per la semplificazione, ad esempio, degli iter burocratici per l'installazione di impianti di energia alternativa. Allo studio dell'ente di Largo Castello anche un bando per l'acquisto di beni e attrezzature funzionali al risparmio energetico e idrico che consentano di ridimensionare i costi aziendali e l'uso di combustibili inquinanti. Ci spostiamo in provincia, Vigarano, Mainarda in lutto, addio a Marcello Fortini, il mondo della politica e dell'associazionismo piange la scomparsa di Fortini, 62 anni, consigliere comunale già da metà degli anni 90. Fortini aveva fondato il partito Per Noi Vigarano, nel 2013 era stato candidato in Senato nelle liste con Monti per l'Italia. Un anno fa è però stato costretto ad abbandonare la politica attiva. La sua lunga malattia, che da anni lo costringeva su una sedia a rotelle, si era via via aggravata. Fortini era in prima fila per raccogliere fondi per l'associazione Telethon, che aveva contribuito a far nascere e crescere a livello locale. Ora il 25 novembre si avvicina sempre di più la giornata contro la violenza sulle donne. Dalla regione Emilia-Romagna emerge il dato di un aumento di denunce relative appunto alla violenza di genere. Sentiamo. In Emilia-Romagna la violenza di genere non tende ad una regressione e anzi le denunce e gli accessi al pronto soccorso e centri dedicati sono in aumento. A dimostrarlo sono i dati divulgati dalla stessa regione. Per quanto riguarda le donne che si sono rivolte a uno dei 22 centri antiviolenza territoriali, erano 4.614 nel 2020 e sono salite a 4.934 nel 2021, con 300 casi in più in un anno. Secondo una prima anticipazione dei dati relativi al 2022, anticipazione che tiene in considerazione solo 16 centri, ad aver preso contatto a distanza o in presenza sono state 1.749 tra gennaio e maggio. Aumentano anche le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità della regione per le donne vittime di violenza e stalking. Nel 2021 erano infatti 1.667, il 4% in più rispetto all'anno prima, mentre nei primi tre mesi del 2022 le telefonate sono state 370, di cui 191 da vittime di violenza o stalking. Per quanto riguarda poi gli accessi
decessi in pronto soccorso, i dati dell'Osservatorio regionale indicano che nel triennio 2019-2021 1670 donne hanno avuto almeno un accesso conclusosi con diagnosi di violenza, per un numero totale di accessi con quella diagnosi pari a 1753. Tra i vari tipi di violenza nel 2021 si è registrato un aumento del 3% della violenza fisica, ha sottolineato la presidente dei centri antiviolenza dell'Emilia Romagna, Cristina Magnani, durante la conferenza stampa di presentazione della campagna Senza violenza non c'è gara per il 25 novembre, che vede come testimonial Marco Belinelli e Andrea Dovizioso. Anche le due aziende sanitarie ferraresi schierate per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne, stiamo parlando dell'azienda ospedaliera universitaria e dell'azienda sanitaria locale, che organizzano diverse iniziative sul territorio, partite nella giornata del 21 e si trasformeranno in una vera e propria settimana di sensibilizzazione. Fondazione Onda lancia Open Week, che si terrà appunto dal 21 fino al 26 novembre, con l'obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza, incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Gli ospedali poi Bollini Rosa e dunque l'ospedale di Sant'Anna a Cona, ma anche quelli dell'azienda USL, quindi gli ospedali provinciali, i centri antiviolenza offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinici e informativi, consulenze e colloqui. Torniamo in regione perché, come avete sentito, è intensa proprio la campagna regionale che parte per stare vicino appunto alle donne colpite da violenza. Siamo di fronte però a una vera e propria escalation che sconfina sempre più spesso nella piaga del femminicidio, e tanto più grave perché avviene quasi sempre in ambito familiare. Questa è quanto spiega appunto l'assessore alle pari opportunità della Regione Emilia-Romagna, Barbara Lodi. Sentiamo. La situazione continua ad essere drammatica per la numerosità delle richieste di aiuto che i nostri centri, ma anche il numero nazionale 1522, continuano a ricevere. Abbiamo naturalmente una grande preoccupazione rispetto alla necessità di continuare a lavorare per rafforzare una rete che esiste, che coinvolge tanti centri antiviolenza, tante case rifugio, naturalmente in sinergia con gli enti locali ma anche con altri soggetti che sul tema del contrasto alla violenza intervengono e possono insieme a noi intervenire sempre di più, perché la piaga è evidentemente dilagante. Anche le tragiche notizie di questi giorni dal ritrovamento dei resti in prossimità dell'abitazione di Saman, piuttosto che la tragedia di Modena dove il corpo di Alice è stato ritrovato, sono solo alcune delle tragiche situazioni a cui continuiamo ad assistere, quindi c'è davvero bisogno di uno slancio forte, rinnovato, che coinvolga tutta la società per contrastare questa piaga. Noi oggi lo facciamo anche lanciando una campagna di comunicazione che si realizza grazie alla disponibilità di due sportivi di altissimo livello che speriamo possano davvero aiutarci a lanciare un messaggio forte agli uomini, perché abbiamo bisogno che la responsabilità e l'impegno per contrastare la violenza non riguardi le donne ma sempre di più anche naturalmente gli uomini, che devono in alcuni casi aiutare a cambiare i comportamenti di tanti altri uomini che purtroppo ancora troppo spesso agiscono violenza. Siamo fiduciosi anche rispetto al fatto che le donne denuncino e comunque chiedano sempre più di frequente aiuto. Questo è un fatto positivo, però naturalmente noi abbiamo bisogno di creare quella condizione affinché le donne non siano lasciate sole. La rete è forte, noi siamo impegnati su questo, ci sono alcune misure anche concrete che nell'ultimo periodo sono state messe in atto, penso al reddito di libertà che abbiamo anche integrato in modo importante lo scorso anno e lo rifaremo anche nel prossimo anno. I progetti che riguardano l'autonomia, sono tante azioni che sono come tessere di un puzzle che però dobbiamo in qualche modo rafforzare e serrare dal punto di vista proprio della capacità di collaborazioni forti sui territori, perché le donne non devono avere paura a denunciare.
Torneremo naturalmente a parlare ancora della data del 25 novembre. Ora torniamo a parlare di sostenibilità e di imprese green, o meglio, parliamo di comunità energetiche, perché è stato questo il tema al centro dell'ultima puntata di Internet Caffè, un programma realizzato da Telestensis Energia con Sipro Ferrara, con il presidente Stefano Di Brindisi. Appunto, si è parlato di comunità energetiche, che cosa sono e come si può esserne parte integrante. Sentiamo. Allora, innanzitutto chiunque può far parte di una comunità energetica, sia una persona giuridica che una persona fisica, quindi le forme di autoconsumo, così come sono state delineate, vanno proprio incontro a questa esigenza. Uno degli scopi per cui si è diciamo, adottato questo tipo di soluzione è per contrastare la cosiddetta povertà energetica. Pensate che in Europa oltre l'11% della popolazione ha questo problema, ossia ha difficoltà estrema nel poter riscaldare in modo sufficientemente adeguato la propria abitazione e utilizzare le energie nel modo appunto adeguato. In Italia purtroppo questo dato aumenta, arriva al 14,6% e riguarda come dato complessivo oltre 54 milioni di persone e famiglie appunto in tutta Europa. Quindi la comunità energetica è proprio questo, serve per dare una risposta effettiva a chi in qualche modo ha difficoltà nel poter pagare le bollette, perché no, e utilizzando il sistema della cooperazione attraverso appunto la costituzione di questo nucleo, un soggetto giuridico che poi, se vogliamo, poi dopo diamo anche una declinazione normativa, perché in questo momento obiettivamente le norme che regolano questo tipo di tema sono veramente poche. In Europa sono solo due le direttive che sono state previste per il Clean Energy Package, così definito, che dà soltanto delle definizioni tipo di quelle che sono le comunità energetiche. E in Italia invece l'articolo 42 bis del decreto milleproroghe dà una normativa inquadrandolo esclusivamente dal punto di vista della nomenclatura. Quindi, diciamo, la possibilità adesso per chiunque, lo ripeto, chiunque abbia intenzione di costituire una comunità energetica, è il momento giusto per poterlo farlo. Sipro va in questa direzione, non soltanto dà, come dire, una sorta di sensibilizzazione. Questa trasmissione ne è l'aspetto divulgativo principale, quindi noi siamo molto contenti di poterlo fare per dare a tutti gli utenti la possibilità di capire e dare fo la forza vitale per poterle costituire. Noi ci siamo per dare una mano effettiva a tutti coloro che vogliono intraprendere questo tipo di attività. Ci spostiamo in regione perché l'Emilia-Romagna è stata protagonista alcuni giorni fa di una missione in California tra i colossi della Silicon Valley pronti a collaborare con il territorio emiliano-romagnolo. Sentiamo allora che cosa è emerso dalle parole del presidente Bonaccini. Per noi è una porta d'ingresso principale che in questo momento a livello di regioni italiane stiamo percorrendo solo noi a questi livelli e con questa intensità. Peraltro siamo l'unica regione che da 7 anni ha un Innovation Hub qui in Silicon Valley al servizio delle imprese, delle start-up, dei cluster dell'Emilia-Romagna. Sono con noi in questa missione, ad esempio, le nuove 10 start-up giovani selezionate e la gran parte investe proprio nel campo dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie. L'inaugurazione il 24 novembre del supercomputer di calcolo più potente in Europa, tra i primi 5 al mondo, presso il Tecnopolo di Bologna, è un biglietto da visita straordinario che ci sta facendo interagire e sottoscrivere accordi un po' in tutto il mondo. Lo scorso luglio a Barcellona, la visita del premier lussemburghese, che ha una fortissima tradizione in questo campo, 2 settimane fa. Qui soprattutto in Silicon Valley, dove c'è il cuore dell'innovazione mondiale, per cui per noi è una grande opportunità sia per cercare investimenti sia per proseguire qui nella collaborazione tra imprese e investitori, tant'è che Hewlett Packard speriamo che venga per la prima volta a investire in Emilia-Romagna. Ci ha incontrato con la delegazione del governo della California, un incontro molto importante perché credo abbiamo davvero gettato le basi
perché una collaborazione ormai di anni possa trasformarsi, come sottoscrisse in Pennsylvania lo scorso luglio, in un vero e proprio protocollo di lavoro comune di intesa istituzionale. Abbiamo individuato tre temi: la transizione ecologica, la lotta ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico, la transizione digitale con investimenti in particolare su intelligenza artificiale, e poi l'agricoltura, perché siamo due regioni, loro uno Stato federale, nei rispettivi paesi tra i principali per produzione di prodotti agroalimentari ed enogastronomici di grande qualità. Chiudiamo qua il nostro TV Giornale, grazie di essere stati con noi, arrivederci.